Buonasera, buonasera a tutti. Il digitale che ci cambia, le sfide per la comunicazione. Do il benvenuto ai nostri relatori, sarà il moderatore Leonardo Becchetti che li presenterà e presenterà per le loro esperienze, per le loro competenze. Benvenuti a tutti quelli che ci stanno seguendo online. Benvenuto ai membri del comitato esecutivo di Retinopera che sono con noi qui presenti. Due, tre parole di benvenuto. Bene, registriamo e quindi sarà messo a disposizione di tutti quelli che lo vogliono poi risentire. Tre concetti vorrei esprimere. In questo momento triste e difficile Retinopera, gli organismi di Retinopera hanno fatto proprio l'appello di Papa Francesco. Gesù ci ha insegnato, dice Papa Francesco, che all'insensatezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e col digiuno. Invito tutti a fare del prossimo 2 marzo domani, mercoledì delle ceneri, una giornata di digiuno per la pace. Noi l'abbiamo sposata e condivisa. Secondo concetto che vorrei esprimere qui è un ringraziamento a Mattarella, al presidente Mattarella, che nel suo discorso alla Camera dei Deputati e al Senato ha dato una sua nuova risposta alla chiamata. Non entro nel merito del suo intervento, salvo per richiamare un concetto, i concetti finali sulla dignità, che lui ha coniugato con 17 accezioni diverse. Un invito quindi a tutti noi a meditare, a riprendere, e lo faremo sicuramente come Retinopera, questo concetto della dignità. E infine, per essere breve, vorrei richiamare la Carta di Firenze. Carta di Firenze, incontro dei Vescovi del Mediterraneo che si sono riuniti per la seconda volta dopo Bari, raccogliendo l'ispirazione e il coraggio di Lapira nell'operare per l'unità dei popoli, e incontro che è stato tenuto non soltanto dai vescovi, ma anche da una rappresentanza molto ricca dei sindaci, per studiare e lavorare per la pace, la giustizia e la convivenza fraterna nelle nostre città, dice il documento. Il documento, la Carta di Firenze, termina con 7 auspici, 7 invocazioni, impegni. Leggo soltanto la prima. Mi pare un documento molto, molto ricco. Dice la prima delle 7 conclusioni: che i governi di tutti i paesi mediterranei stabiliscono una consultazione regolare con i sindaci, con tutti i competenti rappresentanti delle comunità religiose
degli enti locali, delle istituzioni culturali, delle università e della società civile sulle questioni discusse in questa conferenza. Noi, come rappresentanti Retinopera di società civile, ci ritroviamo, certo, potremmo leggere tutte e sette le raccomandazioni, ma non abbiamo il tempo per farlo, ci ritroviamo molto in questo spirito di continuità e di processo aperto del dialogo permanente nelle comunità e nei governi dei paesi del Mediterraneo. Grazie a te, Leonardo, la presentazione dell'iniziativa e dei nostri ospiti. Introdurre i miei ospiti, cerco di mettere come moderatore un po' di spunti in questo dibattito, facendoti vedere due slide. Allora, la prima è questa la presentammo a Cagliari prima che ci fosse la pandemia. Le tragedie sono tragedie, ma spesso ci danno spunti, ci portano anche dei doni, quindi il Covid ci ha portato un'Europa diversa, il paradosso di una quantità di risorse che mai abbiamo avuto a disposizione nel momento più difficile. Un esempio di gemello digitale differito. Vado? Ok, quindi avete sentito due volte il primo pezzo, ma quindi dicevo, e ci hanno portato dei doni, e uno dei grandi doni è che abbiamo fatto un'esercitazione forzata di digitale, di lavoro digitale. Già prima della pandemia a Cagliari noi facciamo vedere questa slide perché nelle buone pratiche trovavamo già tantissimo lavoro digitale, quindi questa idea di un nuovo articolo 1 della Costituzione italiana dove gli italiani, un'Italia fondata su una capacità di combinare armonicamente lavoro, formazione permanente, cura interpersonale e tempo libero. La pandemia ha prodotto dei risultati strani. Voi guardate questo dato Istat, molti non ci crederanno, ma è un dato Istat, quindi ufficiale, un punto in più di cittadini italiani, un 44 invece di 43%, che si dichiarano molto soddisfatti della propria vita nell'anno della pandemia. E il digitale spiega molto di tutto questo, perché se scomponiamo questo dato per classi di età, vediamo il disagio dei ragazzi, 14-19, quindi il disagio della DAD, ma vediamo anche l'aumento della soddisfazione dell'età di mezzo, 35-54, un'età probabilmente povera di tempo, che fa fatica a conciliare lavoro-famiglia e che improvvisamente si scopre più ricca di tempo. Tutto questo ha portato a rivedere completamente, e siamo in una seconda rivoluzione industriale, perché la vita delle aziende può essere rivista completamente come un insieme di relazioni di primo, secondo e terzo tipo. Le relazioni di primo tipo sono quelle faccia a faccia in presenza, cioè sia il vincolo spaziale che temporale, come con i colleghi che sono qui oggi nel nostro incontro. Il secondo tipo è faccia a faccia a distanza, quindi c'è solo il vincolo temporale di simultaneità. Nel terzo tipo c'è l'interazione via chat senza nessun vincolo. E chiaramente il vantaggio delle relazioni di secondo e terzo tipo è quello dell'aumento della frequenza degli incontri, dell'autodeterminazione dello slot spazio-temporale migliore in cui lavorare, di una maggiore armonizzazione lavoro-famiglia e di una riduzione dei tempi e dei costi degli spostamenti. Ovviamente a fianco a questo ci sono una serie di controindicazioni, la difficoltà di inserire nel mondo del lavoro i giovani che hanno bisogno di relazioni di primo tipo che sono più ricche da un punto di vista della comunicazione e dei beni relazionali, e quindi ovviamente queste cose vanno pesate, vanno bilanciate, ma nei fatti oggi, osservando un centinaia di contratti di aziende private che quindi sono sul mercato, scopriamo che la scelta è quella dell'ibrido, in parte giornate in presenza, in parte giornate a distanza. E un altro spunto importante, i social media. I social media, io dico, ero sempre ammirato da ragazzo dello speaker corner, no? Dico, questo posto dove le persone andavano a parlare per farsi ascoltare, Hyde Park, ecco, possiamo pensare ai social media come uno speaker corner globale, 7 miliardi di persone, almeno quelle che capiscono la tua lingua,
24 ore su 24 quello che dici resta, e quindi con tutte le implicazioni che questo ha. Da un punto di vista, diciamo, pastorale, religioso, è un po' come oggi l'andare al posto della Samaritana e anche l'andare sui social, andare a trovare sui social. Pensiamo al tweet del Papa sulla crisi ucraina, in cirillico e in ucraino. Sappiamo dagli studi che ci sono degli effetti di echo chamber, di rafforzamento delle comunità che credono nelle stesse cose, ma c'è anche un incontro molto duro, molto franco con le persone diverse da noi. E soprattutto c'è una polarizzazione delle idee, quindi c'è un eccesso di conflittualità. Questo possiamo dire che è un vero e proprio fallimento del mercato, cioè i social media, che hanno come obiettivo quello di aumentare il traffico, spesso lo aumentano aumentando il nostro tasso di conflitto. Questo addirittura sta portando a mettere in discussione quello che deve essere, quello che può essere il sistema elettorale migliore. Cosa vuol dire maggioritario in epoca di social media? Vuol dire far vincere chi si trova agli estremi? Quindi sono tutte cose che poi io metto sul tavolo e i nostri amici discuteranno. Quindi c'è bisogno di regolarli, la regolamentazione c'è stata pressione sulle aziende dei social media, sono cambiati il numero dei caratteri, è cambiato il modo di selezionare chi può o non può rispondere, eccetera. E in ultima analisi, se la moneta cattiva rischia di scacciare quella buona, dipende anche da noi. Stiamo insistendo in questo punto sul fatto che quando succede una tragedia, una catastrofe, dobbiamo dedicare almeno 10-20 minuti alla buona pratica che è risposta a quella catastrofe, quindi una morte per caporalato, un incidente, se pensiamo a Santa Maria Capovetere nel carcere, eccetera. Bisogna riuscire a trovare lo spazio nelle trasmissioni per parlare anche del lavoro in carcere, per parlare dei prodotti, delle filiere caporalato free, cioè per parlare, per non dare all'ascoltatore, all'uditore l'idea della totale mancanza di speranza o di soluzioni, ma parlare anche delle risposte. Questo secondo me è uno spazio che le buone pratiche devono conquistarsi. Io sono molto contento di essere con Elisabetta Soglio nell'esperienza del Corriere della Sera, che è un'esperienza ovviamente limitata, perché l'eccesso delle buone pratiche si torna, diciamo, alla Pravda, quando metteva in prima pagina la nascita del vitellino, quindi non, chiaramente non possiamo neanche tornare all'eccesso opposto, ma oggi forse siamo arrivati all'eccesso dall'altra parte, quindi un equilibrio, io dico almeno un 10%. E alla fine, ecco, sicuramente i nostri ospiti parleranno anche di comunicazione e guerra. Io dico solo due cose. E questa guerra ha avuto un primo tempo, chi sta sui social lo sa, il primo tempo è stato quello di un investimento da parte della Russia per sostenere, anche con sistemi, troll, agenti artificiali, eccetera, per sostenere le forze, diciamo, centrifughe in Europa, le forze populiste. E questo era assolutamente visibile ed evidente. E l'altro punto che sorprende in questa crisi è che l'informazione e il digitale sta giocando anche un ruolo protagonista nuovo in questa crisi. La crisi era stata totalmente prevista, no? Fa impressione come gli Stati Uniti avessero detto in anticipo esattamente quello che stava succedendo, quindi abbiamo la possibilità di conoscere, di essere molto più informati di prima, e ovviamente sapete tutto il ruolo di Anonymous, non sappiamo se siano privati o degli stati mascherati, eccetera, però c'è questo tentativo di usare il digitale per contrattaccare, diciamo, per fare dei ciberattacchi. Ecco, io mi fermo qui, spero di aver messo sul tavolo un po' di sollecitazioni per i nostri ospiti, e la prima persona a cui lascerò la parola, pensavamo a 15 minuti per ciascuno, semplicemente per avere la possibilità poi di avere anche un secondo giro, rispondere a qualche sollecitazione da chi è a casa, Don Luca Peron, che è una grande novità, diciamo, nel panorama, lo dico così, diciamo, anche nel panorama ecclesiale, perché si rende conto che oggi il digitale è il mondo in cui viviamo, e quindi anche, diciamo, la Chiesa, la pastorale, non può non domandarsi come cambia tutto quello che noi abbiamo fatto finora in presenza del digitale. A me mi piace molto quando lui coniuga il termine apostolato digitale, che poi magari ci dirà non è un termine esatto, preciso, che gli piace veramente, però si pone la questione di come vivere nel digitale, non diciamo nel metaverso, perché ancora non ci siamo e non ci vogliamo andare probabilmente, però comunque nel mondo dei social già ci siamo, e quindi dobbiamo gestirlo e capire come comportarci e come difendersi. Quindi parola a Don Luca. Grazie di questa opportunità di scambiare pensiero. Ma partendo dal titolo che ci è stato proposto,
Io credo che il digitale significhi oggi due cose, soprattutto per chi ha qualcosa da dire, quindi soprattutto per chi fa comunicazione, soprattutto per chi è chiamato magari anche per vocazione a dare una notizia, oltre che a dire una notizia. Credo che il digitale ci chieda oggi di avere due atteggiamenti. Il primo è dire con il digitale, dove il mezzo significa il messaggio, no? Citato McLuhan, ho detto la cosa intelligente, però in effetti è così ed è sempre più così. Ma l'altro aspetto che mi pare determinante, soprattutto se penso ad alcune povertà significative di carattere culturale, è dire il digitale. Quindi non solo dire con il digitale, ma anche dire il digitale. Cioè aiutare le persone a comprendere di che cosa stiamo parlando quando parliamo delle cose di cui stiamo parlando. Non è un giochetto di parole, ma il digitale sembra un giochino, sembra semplicemente un mezzo con cui facciamo delle cose. In realtà il digitale ha una capacità, uso un termine teologico, performativa, che è determinante. I social, piuttosto che qualunque strumento digitale, fondamentalmente oggi sono legati ad una capacità algoritmica. Il digitale, l'algoritmo che sta dietro al digitale oggi determina gran parte della nostra vita. C'è una pressione algoritmica, un potere computazionale che sostanzialmente predecide buona parte della nostra esistenza. Una delle cose che si dicono e sono anche scritte nei regolamenti europei, gli algoritmi, l'intelligenza artificiale non deve avere delle precomprensioni. Questo è un errore strutturale di chi dice il digitale e di chi fa leggi sul digitale. Per definizione un algoritmo funziona per precomprensioni. Che cosa sono le precomprensioni degli algoritmi? Sono i dati che gli algoritmi usano per arrivare a degli obiettivi. Gli algoritmi per definizione ontologica funzionano per precomprensioni, perché non possono che funzionare così. Non possono che predire il futuro guardando il passato. Quindi a seconda del passato che gli dai da mangiare, loro guardano il futuro in modo statistico. Quindi che cosa intendo con dire il digitale e che cos'è per allora l'apostolato digitale? L'apostolato digitale sì, è fare apostolato con il digitale, raccontare che Cristo è risorto, ma è anche aiutare le persone a capire che cosa significa utilizzare determinati strumenti e soprattutto, e questo mi sembra l'elemento più interessante, con alcuni amici stiamo lavorando su questo, costruire una tecnologia che abbia come obiettivo l'umanizzazione dell'essere umano. Perché il grande tema, secondo me, la grande questione è nell'utilizzazione delle tecnologie emergenti, soprattutto delle tecnologie ICT, noi andiamo sempre di più verso una macchinizzazione dell'umano attraverso l'antropomorfizzazione della macchina. Faccio un esempio molto banale. Se un bambino nasce e cresce con l'idea di essere riconosciuto da una macchina, perché la macchina ciò che riconosce in maniera continuativa la sua esistenza e non è più riconosciuto da papà e mamma, dagli amici, dalla fidanzata, dal fidanzato, da quello che sarà. Questo cambia radicalmente la struttura dell'umano. Per entrare qui tutti siamo stati davanti ad una macchina, abbiamo cercato di centrare la nostra faccia nella macchina che doveva sapere se noi avevamo meno la febbre. Oggi se arrivi al JFK a New York e devi entrare negli Stati Uniti non ti trovi il classico poliziotto americano cubo armadio che ti guarda stranito e ti fa le domande, ma hai un totem che è più alto di te ed è messo là sopra apposta perché ti deve incutere timore e tu parli con una telecamera che parla anche la tua lingua perché è gentile ma che contemporaneamente calcola la tua temperatura, ti fa una spettrografia, non so, ti fa anche un attacco, l'esame del sangue e allora forse entri negli Stati Uniti. Oggi chi decide che si eroghi o meno un mutuo non è il bancario che conosce quella famiglia perché è bancario in quella banca da 5 generazioni, ma è un algoritmo che da un certo punto di vista non guarda in faccia nessuno, ma siamo poi così convinti che l'espressione non guardare in faccia nessuno in un mondo che dovrebbe essere di relazioni umane sia davvero sempre un valore. Ecco, ho buttato anch'io lì un po' di temi, però per dire come questa tecnologia è sicuramente abilitante, cioè ci permette di fare delle cose, ma è nello stesso tempo trasformativa. È abilitante da una parte, trasformativa dall'altra, in che mondo? A me piace molto un'espressione che è l'ultimo libro che ci ha lasciato, tra l'altro pubblicato postumo di Ulrich Beck, che è
metamorfosi. Noi viviamo in un mondo che ormai non è rivoluzionato, non è cambiato, è in preda e in piena metamorfosi. E come Gregor Samsa, però, tutti ci siamo svegliati diversi in un mondo diverso, ma questo già prima della pandemia, e non sappiamo come gestire questo mondo. La differenza fondamentale tra la rivoluzione e la metamorfosi è che la rivoluzione prende un sistema, lo butta via, ma lo sostituisce con un altro sistema. Qui ci svegliamo tutti in un sistema che non è stato sostituito da un altro, ma con una fluidità, mettiamo tutti i sociologi che vogliamo, in cui non sappiamo come muoverci. In questo schema, in questa situazione, la tecnologia noi la subiamo pur vivendola, perché, e concludo, di fatto non la decidiamo. La vision e la mission delle grandi compagnie tecnologiche sono diventate gli obiettivi delle nazioni, sono diventate gli obiettivi delle organizzazioni. Allora, è perfettamente legittimo che Amazon piuttosto che Google abbiano una visione del mondo e quella visione del mondo abbia come obiettivo quello di fare un legittimo profitto. Ma uno Stato non ha come obiettivo fare del profitto, anche se deve tenere a posto i conti. Un'organizzazione di qualunque genere deve avere obiettivi diversi, deve avere degli obiettivi e poi si mettono nell'agone sociale questi obiettivi in dialogo gli uni con gli altri. Non è quello che sta avvenendo. Allora, e concludo. Domani, appunto, mercoledì delle ceneri, tutti noi preti nel celebrare le ceneri prenderemo un po' di cenere, la metteremo sul capo dei nostri, dei fedeli, di coloro che saranno lì davanti, e gli diremo la famosa frasetta, no? Ricordati che sei cenere, in cenere ritornerà, ricordati che sei polvere, in polvere ritornerà. La radice ebraica di questa espressione io la trovo straordinaria. In ebraico terra, polvere, si dice Adam. Humus, uomo. Ritorna, ricordati che sei Adamo e in Adamo ritornerà. Ricordati che sei uomo e essere umano devi essere e devi ritornare ad essere. Io credo che in questo tempo sia utile questa conversione, cioè renderci conto che la macchina è a servizio non dei bisogni umani, non più, quella era la leva. La macchina oggi, soprattutto se intelligente, l'algoritmo che regola i sistemi di comunicazione, oggi deve essere a servizio non dei bisogni umani, ma del fatto che l'umano abbia bisogno di essere se stesso. E questo in parte forse ce lo stiamo dimenticando. La macchina rischia di disumanizzare le nostre relazioni, rischia di disumanizzare i nostri sistemi e i nostri ecosistemi, oppure la macchina può essere a servizio di una maggiore umanizzazione. Io non sono luddista, però parto dal presupposto che se noi non diamo alle macchine, a chi costruisce macchine, come obiettivo l'umanizzazione e l'ominizzazione di quello che siamo, chi costruisce macchine per definizione non ha questo obiettivo. Nella mia vita precedente, prima di fare il prete, facevo banchi e brevetti. Il brevettaro ha come obiettivo una soluzione tecnica e questa soluzione tecnica, se è brevettabile, è pure remunerativa. La macchina a vapore, quando venne brevettata, aveva come rivendicazione: cosa può fare una macchina? Due punti, tutto. Il digitale ha questa stessa rivendicazione: cosa può fare? Tutto. Bene, che cosa deve fare soprattutto? Io credo questo: renderci più umani. Quando mio nipote gioca con FIFA 2022, deve giocare prendendo Ronaldo, poi a un certo punto Ronaldo dentro FIFA 22 deve girarsi verso mio nipote e dirgli: Nico, adesso vai a giocare a pallone sul serio con i tuoi amici, ci vediamo fra 5 ore, e si spegne. Mio nipote gioca con FIFA 22, comprerà lo stesso FIFA 22, ma FIFA 22 avrà aiutato mia sorella a dire a mio nipote: esci da quel tunnel e vai sotto a giocare con i tuoi amici e sbucciati le ginocchia, non entrare nel metaverso, fatti andare per traverso un po' di polvere. Grazie. Grazie. Devo dire che è di una sintesi, di una lucidità incredibile. In due aggettivi hai riassunto tutto: abilitante e trasformativa. Abilitante è la cosa positiva, trasformativa non sempre, perché la logica della massimizzazione del profitto, lo abbiamo detto, può essere in conflitto con l'obiettivo dell'umanità, no? Se per esempio il traffico aumenta nel conflitto, e allora il conflitto diventa l'obiettivo. E invece l'obiettivo deve essere sempre quello del life flourishing, diciamo, della ricerca di senso e dell'umanizzazione. Bene, dopo questi stimoli io passo la parola a Padre Francesco Occhetta, che
è un gesuita, un amico e un grandissimo animatore sociale nel nostro paese, lo ricordiamo nel lavoro delle settimane sociali, quello che ha fatto per Civiltà Cattolica, oggi in Gregoriana, e per il bellissimo lavoro con Connessioni, quindi questo lavora, la cosa che in parte ci accomuna, questo lavorare un po' con i giovani per cercare anche di stimolare questa generatività, questa creatività. Quindi Francesco sul digitale e sulla questa rivoluzione. Bene, grazie, sono molto contento del vostro invito, anche onorato di essere qui con il direttore Marco da Milano, con cui mi lego un'amicizia profonda, e gli dico grazie anche per essere qui tra noi, anche per conoscere Don Peyron, perché lo conoscevo in rete. Leonardo è un amico e la dottoressa appunto Capuzzi è una giornalista che stimo. E dunque, allora, la domanda di oggi è se il digitale ci cambia. La risposta è sì, e si dice appunto, i maggiori antropologi di stampo americano usano questa frase per spiegarlo: il digitale in sé non è buono, non è cattivo, ma nemmeno è neutro. Allora, su questa non neutralità io vorrei, diciamo così, sviluppare questi 5 minuti di intervento, perché la non neutralità per noi è la categoria della responsabilità, evidentemente, personale, sociale, ma anche politica. Allora, il digitale a livello antropologico tiene ancora una frasetta che avevo scritto nel 2008 con la prefazione della Maggioni, in un libro che accompagnavo questi giornalisti. Io l'avevo paragonato a una soglia. Digitale è una soglia sulla quale si affacciano la nostra vita, la vita degli uomini. È un po' l'immagine della vita, questa soglia, che per sua natura cerca, diciamo così, frontiere per espandersi e andare oltre la propria corporeità. Quindi la dimensione del metaverso è sì qualcosa che ci fa paura, ma è uno sviluppo che si intravedeva già quando il digitale è nato, perché diciamo così, stimola ad andare oltre la dimensione della corporeità, per incontrarsi, certamente, per relazionarsi, per conoscere, per autocomprendersi, ma anche per a volte essere soggetti a dei poteri che tu non li comprendi se non hai una coscienza autoformata che ti possono appunto guidare. E quindi è una provocazione di abitare questa nuova soglia della comunicazione, va paragonata ad una linea. E guardate, questa linea è fondamentalmente dalla fotografia delle nostre società. Allora, per alcuni il digitale è un fine. E guardate, tutta la nostra pubblica amministrazione, i 3/4 degli impiegati della nostra pubblica amministrazione, per il digitale è stato si sono bloccati, non hanno voluto, Cassese lo dice più volte, non hanno voluto a modernizzarsi, cioè hanno continuato a fare quello che facevano prima in un mondo che è cambiato. E blocca paesi se non la concepiamo come qualcosa che ci proietta e ci fa fare un passo in più. Per altri ancora è il fine a cui tendere, queste sono le giovani generazioni. Per altri ancora è un confine da abitare umanamente. E la mia generazione, che è vecchia per i giovani e giovane per i vecchi, noi Marco siamo un po' in mezzo, un po' di fatica e cerchiamo di tenere insieme le due rive. Allora, in una società connessa però, io vorrei dire che il cosa comunicare non può prescindere dal come comunicare e dal per chi farlo, perché il digitale non può fare a meno dell'educazione. Cioè, il debito educativo che noi abbiamo, io penso alla generazione dei miei genitori, che entra nel digitale senza nessuna formazione, ma anche alla nostra formazione che è un po' fai da te, è pericoloso questo. E allora io vedo che la scuola, ma anche un po' la chiesa, noi siamo le parrocchie, noi siamo indietro in questo. Dare formazione. Formazione che cosa vuol dire? Essere accompagnati e essere guidati, vivere un'esperienza e decodificare l'esperienza. Perché la nostra forza, a livello ignaziano, diciamo, per Ignazio, era vivere un'esperienza ma poi decodificare per capire poi come ricalibrare quello che vivi, insomma. Allora, detto questo, io vorrei brevissimamente dunque dire una parola sulla regolamentazione, che è un tema aperto. Allora, con la Cartabria, settimana scorsa che è venuta Gesù, c'erano 200 giovani, la prossima vittima sarà Marco, il 19. Dunque, noi abbiamo riflettuto su questo tema e lei lanciava il punto centrale, che è questo, che noi nel diritto
rispetto a un digitale che ci sta cambiando, abbiamo sempre concepito il nomos della Terra. Ma il digitale non è Terra. È un ambiente digitale, sconvolge la nostra capacità di dare ordine, di normare, perché saltano i parametri dello spazio, quindi del territorio e anche del tempo. Allora da qui chiaramente la regolamentazione pone, e ci mette in crisi anche come Chiesa, nel dare risposta almeno a tre temi. Primo, il tema colossale della territorialità nel contrasto delle fake news. Allora, con ricadute su questioni politiche e anche di tessitura della democrazia. Le elezioni di Trump, che l'Espresso ha sviscerato al dettaglio, lo dice, con i server in Bielorussia, i Twitter, diciamo così, società privata che decide di troppo, quelli di Putin andavano bene. Cioè, quali sono le conseguenze, i criteri con cui noi scegliamo di... C'è poi il tema delle policy social che resistono ad adeguarsi alla normativa nazionale. I gruppi sociali stabiliscono di postare una Venere, per esempio, di Botticelli, ma e magari di censurare e di non censurare, per esempio, dei messaggi d'odio che sono comunque puniti nella normativa italiana. Ma questo è un altro tema in cui non riusciamo a trovare un equilibrio, però è un tema che soprattutto i più deboli lo pagano a caro prezzo. E l'altro sottotema è il trading online, cioè le grandi multinazionali che vendono online, non pagano tasse nei paesi dove vendono. Questo pone un problema almeno per noi di equità sociale. Allora, le polarità invece le dico a nomi, che vorrei invece lasciarvi e chiudo, sono cinque parole, e sono: il primo è il livello antropologico, che ha fatto diventare il cammino che noi ricevevamo a livello educativo è diventato una navigazione. Per cui, se prima c'era un cammino in cui ti diceva papà, guarda che se esci, io ho già provato, ci sono delle regole chiare e avrai questi rischi e subirai queste conseguenze. Ma oggi, essendo la navigazione un cammino incerto dove l'educatore deve navigare, non c'è più quella trasmissione del valore diretta e chiara che si poteva prima, perché c'è un'incertezza maggiore nella rete. E così è come il tempo, che da Cronos è diventato un Kairos, che schiaccia però su un eterno presente, perché i nostri giovani, ma anche noi, siamo schiacciati su, e che è quello che fa dire ai politici ad aprire una cosa e a maggio la cosa opposta. E noi non li confutiamo neanche più, perché siamo schiacciati su un eterno presente. Ma prima non sarebbe potuto neanche essere pensato una dimensione di questo genere, che una forza politica cambia il colore e passa a scelte opposte senza che nel dibattito pubblico non succeda nulla. Mi diceva un amico in Google che la quantità di informazioni che viene prodotta dal 2003 in poi equivale, quindi in termini di immagini, foto, riproduzioni, video, eccetera, equivale a quello che in 48 ore veniva, scusate, nei 40, nel, dal 2003, le 24 ore, in 48 ore, dal 2003 in poi, equivale a tutto quello che l'umanità ha prodotto in termini di informazione dall'inizio a quando si è organizzata al 2003. Voi capite la quantità e la capacità di dover distinguere, selezionare e riordinare in un mare magnum di fonti. Allora noi dobbiamo chiederci, ma una persona può cambiare o noi diventiamo quello che diciamo postiamo? Perché la dimensione del tempo e anche dello spazio fa sì che tutto quello che noi imprimiamo rimanga per sempre, ma quel fatto che rimanga per sempre non ci dà la possibilità di dire che le persone possono anche cambiare. C'è poi un altro, un secondo punto. Dallo sharing, dal broadcasting noi siamo passati allo sharing. Ma il problema è che nello sharing ci vuole, che è la condivisione, ci vuole capacità di viverla e di formarla. Occorre capire come, cosa diventare, perché comunicare è sempre un comunicarsi. E allora... Io, diciamo così, ai miei nipoti, quando io devo regalare qualcosa di tecnologico, do sempre delle regole, allego delle letterine con delle regole, perché per stare nel web bisogna essere attenti alle foto, alle parole, ai modi di fare, alle alleanze che si stringono, ai temi, dove si entra, chi ascolti, eccetera, perché sono trappole. Terzo punto, la cultura populista
ha disintermediato, mettere alla prova mondi vitali come il nostro, come la Chiesa, e comunicare non vuol dire aggregare consenso, come soprattutto la parte politica, diciamo, europea pensa, ma è tessere comunità di pensiero, cioè di vita. L'unico antidoto, secondo me, alla post-verità, in cui contano più le paure e le appartenenze, dei fatti oggettivi, è esattamente creare comunità per confrontarsi e aiutarsi, perché da soli non ce la facciamo in questo mare magno. Quarto, allora, lavorare, lo dico a slogan, lavorare sulle parole, sull'immagine che Aristotele ci ha consegnato dell'arciere. Allora, noi pensiamo che la vita digitale sia solo la rete, le cose, quelle dobbiamo investire, queste evolvono, queste dobbiamo conoscerle, dobbiamo stare, dobbiamo immergerci. Ma il problema è che Aristotele diceva, guardate che le evoluzioni sono, c'è l'arco su cui investire, però c'è l'arciere e c'è il telos in cui lanciare la freccia. Il telos è il politico, l'arco però è il governo di sé e di una comunità, e la forza dell'arciere dipende molto da come uno si governa. E quindi per noi è importante la non falsificazione, cioè la testimonianza da dare che le nostre parole dicano più o meno la vita che facciamo, perché altrimenti ci dissociamo. C'è un bel video in America che fa vedere un americano che posta tutto esattamente l'opposto di come vive. Quindi la bella moglie ed è divorziato, il bel lavoro ed è in crisi e sta per essere licenziato. La foto di 30 anni fa, il fatto di essere un campione, non riesce a fare un metro a piedi. Questa è la dissociazione che rischiamo di vivere in questo mondo, mentre noi siamo qui per dire che ci vuole unità, e allora se c'è unità questo ci aiuta. Ultimo punto, quindi lavorare sulle parole vuol dire immettere parole di speranza, immettere parole che ci dicano chi siamo, perché come dico sempre Mussolini e Sturzo avevano lo stesso contesto da analizzare: uno immette parole di paura e aggrega sulla paura, l'altro qualcosa di una parola di speranza e ha fatto quello che siamo riusciti. Poi perché è stato anche tradito 6 anni dopo, ma insomma qualcosa ha fatto. Ultima cosa, qui soprattutto per i giornalisti. Allora, mentre prima c'erano le 5 W che ci governavano per costruire una notizia in rete, il who, what, where, when e il why, oggi invece ci sono le 5 C. Anzitutto il contesto, sempre più settoriale, specialistico, che delimita il luogo in cui si comunica. Poi c'è la conversation, cioè tra chi produce diciamo così, la notizia e i suoi interlocutori, che rende sempre più interattivo un articolo, un servizio, tant'è che Marco deve fare il podcast, deve mettersi in video, deve condividere, perché l'Espresso quando esce inizia per un giornalista, poi... Mentre prima era... Prima il massimo era la lettera al direttore, sì, finiva lì. Sì, adesso chiaramente, bene. Poi c'è il terzo punto, è la curation, la cura, nel saper discernere le fonti, oggetto di notiziabilità, separandole dai pettegolezzi, dalle tante notizie false anche prese in rete. Poi c'è la community da costruire, dove appunto chi crea la notizia si deve rivolgere con la quale si confronta, perché tu la rilanci, la diffondi i suoi contenuti sulla base di rapporti di fiducia e anche di stima. E poi c'è la collaborazione tra operatori dell'informazione che impongono alle redazioni di lavorare tutti nella stessa direzione, cioè non c'è più il Montanelli o il Biagi, non c'è più la Maradona, ma se non si lavora insieme, se Marco non lavora come ingegnere della comunicazione, si rischia che anche un comunicatore da solo oggi rischia di non essere incisivo. Allora, tutto questo noi lo dobbiamo fare diventare anche patrimonio all'interno della nostra esperienza ecclesiale, perché la Chiesa, diciamo così, la dico bene, potrebbe fare di più, insomma, su questo. Bene, con questo vi dico grazie per l'ascolto. Grazie Francesco, densissimo, come sempre. Io, prima di passare la parola a Marco, aggiungo un altro elemento di preoccupazione. Adesso noi abbiamo milioni di tweet, ci divertiamo a fare stime, algoritmi, eccetera. E una cosa impressionante è che il numero dei like, cioè la lunghezza dei caratteri è inversamente proporzionale al numero dei like. Cioè più tu sei breve, più tu sei emotivo e più tu conquisti audience. E quindi il vero problema è come facciamo all'era dei social a far vincere la razionalità sul...
Esatto, la testa sulla pancia. E noi già siamo, abbiamo visto col Covid, ci sono dei bias cognitivi molto precisi che sono emersi. Per esempio la totale incomprensione del controfattuale. Quando tu dici un vaccino riduce il rischio di mortalità, la risposta è: ma io conosco quello vaccinato che è morto. Che non è una risposta, non è, diciamo, è assolutamente compatibile con quello detto prima, no? E quindi, e però questa è una risposta emotiva che fa audience. Quindi, diciamo, ci sono altri elementi, non voglio aggiungere altri elementi di complicazione, invece passo la parola a Marco, lo conosciamo tutti, è presentissimo non solo con l'Espresso, ma anche nei media, nella comunicazione in TV, e che ci sferza sempre, diciamo, cerca un po' di scuotere l'inerzia e i limiti della nostra società mettendo in luce tutti quelli che sono i problemi e i limiti del nostro paese. Ecco, i suoi editoriali sono sempre ci fanno un po', ci interrogano, ecco, non ci lasciano tranquilli. Marco, ti passo la parola. Grazie di questo invito e anche grazie di queste parole di amicizia. E dunque io parto anche da qualcosa che ha detto padre Francesco adesso sulla non neutralità del digitale e di tutte le tecnologie. Io penso sempre che la prima Bibbia stampata da Gutenberg è del 1455 e le tesi di Lutero sono del 1517. Certo, un tempo più lungo, noi viviamo un tempo molto più breve, molto più corto, però una innovazione tecnologica che riguarda direttamente la parola e la possibilità di entrare in contatto diretto con la parola, in quel caso la parola del libro, la parola della Bibbia, provoca un cambiamento antropologico e religioso, cioè la possibilità di rapportarsi a quella parola, alla Bibbia, senza più la mediazione. Del clero, senza più la mediazione di quello che all'epoca era appunto un clero che parlava una lingua diversa dal popolo e che interpretava in modo pressoché inconoscibile dal popolo, mentre un'innovazione tecnologica provoca un cambiamento storico-antropologico. Lo spazio e il tempo sono le due categorie che sono state dissolte dal digitale. Siamo qui ma non siamo qui, siamo qui a quest'ora ma possiamo essere in un'altra ora, in un altro tempo, in un'altra età, e il metaverso in fondo è esattamente il coerente sviluppo di questa disgregazione delle due categorie chiave della nostra esistenza, cioè lo spazio e il tempo, e che a quel punto non hanno più neanche bisogno di convivere con quella che noi ci astiniamo a chiamare realtà, ma a quel punto diventa esattamente qualcosa che non ha più niente, neanche un punto di contatto con la realtà. Salvo che poi, come stiamo vedendo in questi giorni, lo spazio e il tempo si prendono le loro clamorose rivincite e anche le loro sanguinose rivincite. Da settimane parliamo di confini. Per la verità i confini sono riemersi da molto tempo, ma ce ne siamo accorti di meno perché non c'era una guerra. Durante il mese di dicembre alcuni di noi hanno messo delle lucette verdi, delle lanterne verdi nel presepe, però l'abbiamo fatto in pochi, non è diventato un patrimonio comune per simboleggiare quelle famiglie polacche che accoglievano i profughi al confine con la Bielorussia. Oggi invece ci improvvisiamo tutti esperti dei confini dell'Ucraina, del Donbass, ci sono le cartine sui giornali, ci sono gli strateghi militari che hanno sostituito i virologi, che la prenderanno malissimo di non avere più il loro momento di celebrità rispetto a quelli che adesso invece ci spiegano da che parte arriverà l'attacco russo, e tuttavia i confini sono quanto di più solido. Don Luca parlava di terra, di humus, anche di umano, e
Il tempo lungo, quando una settimana fa, ormai 8 giorni fa, è apparso Putin in televisione e ha comunicato ai russi che l'Ucraina dall'anno 1000, anzi anche da prima, dal battesimo di San Vladimiro, è terra russa e non una regione autonoma, non uno stato autonomo, per giustificare un intervento che invece è molto contemporaneo, ecco, ha messo dentro una categoria che nel nostro appiattimento sul presente è pressoché incomprensibile, cioè una categoria addirittura millenarista, una categoria di tempo pesantissimo. Allora, questa trasformazione è una trasformazione, ovviamente, per chi fa il mio mestiere, è una trasformazione epocale tra i sacerdoti, qui sono al tavolo, ci sono almeno 2 sacerdoti, ma tra i sacerdoti, diciamo, mandati, candidati alla decadenza dall'incarico, ci sono anche i giornalisti, ma ci sono soprattutto tutti i mediatori, ci sono tutti i mediatori, questo è un punto fondamentale. E tra i mediatori ci sono tutti quelli che fanno animazione sociale e animazione politica. E quindi credo che una sede come Rete in Opera per discutere di questo sia fondamentale. Perché questa trasformazione, non so se la precede o la segue, ma diciamo, per restare al nostro paese, alla nostra Italia, senza andare sui massimi sistemi, nel nostro paese un processo di disintermediazione e di disgregazione dei corpi intermedi, di un reticolo molto fitto di società di cui il mondo cattolico faceva parte, la magna pars, ha preceduto addirittura l'avvento del digitale, perché questo processo comincia nel cuore negli anni 90, politicamente potremmo stabilirlo esattamente 30 anni fa, con esattezza, all'inizio delle inchieste di Mani Pulite, che a loro volta sono la conseguenza però di una profonda crisi della Repubblica dei Partiti, come la chiamava Pietro Scoppola, che potremmo datare invece qualche anno prima, con la morte, il sequestro e la morte di Aldo Moro, quindi con 1978. Negli anni 90, nonostante una serie anche di interventi legislativi, la prima legge quadro sul volontariato, una certa un processo anche legislativo, ma anche organizzativo del terzo settore e del no profit, nonostante questo, invece, se lo vediamo storicamente, noi cominciamo a vedere che quel mondo che era fortissimo, quella società civile, quei corpi intermedi che per l'Italia trasformarono l'Italia in un unicum europeo, era il paese a più fitta partecipazione, anche in virtù di un pluralismo di territori, si parlava di territorialità, un pluralismo di territori con il loro specifico, che in senso negativo segna il divario tra alcune zone del paese, ma in senso partecipativo significava anche un pluralismo di esperienze e anche la possibilità di essere collegati in network nazionali, che poteva essere sia un grande partito di massa, sia un grande sindacato di massa, sia una grande associazione di massa, e naturalmente la Chiesa Cattolica Italiana, che era questo luogo in cui si faceva rete prima che la rete con la R maiuscola esistesse. Quando è cominciato questo percorso di disgregazione, che adesso sarebbe lungo e non ci provo neppure a analizzare, quando è arrivata la rete, intesa come internet e poi social e così via, l'Italia, il nostro paese, ha avuto una reazione assolutamente originale, perché da un lato c'è stata la possibilità di formare nuove agorà, nuovi punti di contatto, in una situazione in cui invece i punti fisici cominciavano a venire a mancare. Poi c'è stato qualcosa di assolutamente unico, anche lo stesso Alessandro Baricco nel suo libro The Game lo definisce così:
la rete è diventata un soggetto politico, la rete è diventata un partito, il Movimento 5 Stelle che viene preceduto da un blog nel 2005, il blog di Beppe Grillo, poi i meetup che sono tentativi di trasformare in qualcosa di fisico i nodi della rete, e infine dal 2009 in poi il Movimento 5 Stelle. Lo dico in termini assolutamente analitici, non valutativi, ma questo è stato un esperimento unico nel panorama occidentale, poi via via con qualche tentativo di imitazione o con qualche movimento one issue, c'è stato il Partito dei Corsari che si era dedicato al diritto d'autore, che era il copyright, che era un tema specifico, ma non ha dato una forma e una soggettività alla modalità di essere sulla rete. E quando poi abbiamo cominciato a vedere in anni più recenti tutti quelli che potevano essere considerati i rischi della rete, qualcuno ne è stato anche già indicato, quello delle stanze chiuse, quello del rapporto solo tra amici e quindi la riproposizione di una logica amico-nemico molto a volte militarizzata, io sono tra quelli che ad esempio non sta sui social, non ci sto dall'inizio, non ci sono mai stato e non faccio fatica a dire non ci voglio stare, sono un'obiezione di coscienza, sono un obiettore di coscienza rispetto a quello che io vedo con una militarizzazione dei social. Naturalmente ne vedo tutte le potenzialità, ma questo mi sembra necessario dirlo, lo dico sempre, non ho nessun problema a ripeterlo, pur essendo ovviamente come persona che lavora nel mondo della comunicazione interessato a tutto quello che è comunicazione, quindi anche a essere presente su tutte le piattaforme possibili con grande curiosità per ogni sviluppo tecnologico, ma con un'obiezione di coscienza precisa rispetto a questo punto specifico, che invece è un punto specifico molto importante. Il secondo rischio è quello della verticalizzazione del potere rispetto a un'apparente orizzontalità delle comunicazioni. Poi c'è sempre qualcuno che lancia la fake news, che lancia la parola d'ordine, che lancia il messaggio di divisione più che di unione. Però ci sono anche tante possibilità in questo cambiamento offerto al digitale. Mi è molto piaciuta la parola metamorfosi, e c'è anche un cambiamento che insomma che è una trasformazione, ma c'è anche una spinta di tanti non a cambiare, ma a sostituire, cioè non a cambiare dei comportamenti, delle mentalità, ma semplicemente a sostituire plasticamente qualcuno con qualcun altro. Io credo che il tema della democrazia, ecco, questa è la cosa che voglio dire, ma appunto chi ha la pazienza di seguirmi sa che per me ormai è quasi un'ossessione, credo che questo sia il tema fondamentale, cioè come mettere il digitale al servizio della democrazia e non metterlo al servizio di forme distruttive della democrazia, e mi riferisco, ripeto, in particolare alla democrazia italiana, che ha problemi specifici rispetto anche a tanti altri modelli. Io direi così, è possibile attraverso il digitale formare un'altra forma di militanza, di partecipazione, di attivismo e di controllo? Io penso di sì. Ma si può fare se c'è appunto quella presenza educata, accompagnata, e Francesco ha detto anche un altro verbo, guidata. Non bisogna avere paura di dirlo, anche perché se non guida qualcuno poi guiderà qualcun altro. Quindi è bene che questo processo formativo intanto metta in campo anche queste dimensioni. Sappiamo che la partecipazione sulla rete con grande contemporaneità si fa spesso su singole questioni,
il cambiamento climatico, ma non basta dire il titolo del cambiamento climatico, poi ci sono tutta una serie di sottoquestioni fino ad arrivare anche alle più minime. Pensate a change.org, alle petizioni di change.org che hanno sempre un grande successo e che sono molto specifiche, anche questioni che si esauriscono in poche ore, rispetto alle quali però si crea una forma di mobilitazione. La possibilità del controllo, la possibilità dell'accesso ai dati, il monitoraggio del potere è una delle forme più importanti che ha introdotto la rete, e questo vale per chi fa giornalismo in termini professionali, ma vale anche per una cittadinanza più diffusa. Una partecipazione che insieme individualizzata e collettiva, ma vogliamo dire anche in altri termini personalista e comunitaria? Sì, diciamolo. C'è una partecipazione che è insieme legata al singolo che viaggia, che si connette, e che però in questa connessione, che parte da un viaggio individuale, da una sperimentazione, da un incrocio che si lascia trasportare, però cerca sempre una comunità di riferimento. E allora la sfida è costituire, essere questa comunità di riferimento. E infine è una partecipazione senza mediazioni, questo lo dicevo all'inizio e concludo su questo punto, cioè una partecipazione che fa della disintermediazione la sua caratteristica. Nei mesi scorsi abbiamo visto il fenomeno della firma digitale sui referendum, il boom delle firme sia soprattutto di fasce giovanili di età, sia sul tema dell'eutanasia o dell'omicidio del consenziente, sia sul tema della cannabis, due referendum che poi sono stati rigettati dalla Corte Costituzionale. Quel fenomeno della firma digitale, di cui anche change.org fa parte, è un fenomeno che non può essere ignorato e non può essere demonizzato, e che però pone a sua volta altri problemi per la democrazia, in presenza di istituzioni rappresentative che invece da molti anni si presentano come deboli, inefficaci, ma soprattutto, scusate la ripetizione, non rappresentative, né rappresentative dei territori, né rappresentative delle persone, non rappresentano la frammentazione dei nostri territori, le disuguaglianze generazionali, di genere, territoriali, economiche, sociali, non rappresentano nulla di quelle domande, di quelle attese, entrano dentro quel contesto. E allora la tentazione di rappresentarsi da soli, di farsi un continuo selfie di se stessi, della propria ambizione, della propria volontà, dei propri desideri, ma che non sono più collegati con nessuno, quindi la rete che è collegamento, che è connessione, diventa invece, viene abitata da domande che non sono connesse, o che sono connesse solo ad altre domande simili, ma non più, non sopportano più, non tollerano più di essere connesse con domande diverse che richiedono invece quello che è la sintesi e che è la mediazione. Allora io credo che questo colpisca al cuore la possibilità di un sistema democratico, e poi colpisce al cuore una specifica cultura politica, quella del cattolicesimo democratico, che invece è esattamente questo, è sintesi, è mediazione, è connessione tra i movimenti reali della società e le istituzioni. Nella consapevolezza, che il presidente Mattarella non a caso ripete continuamente, che istituzioni senza rapporto con la società
sono vuote, sono sorde, sono inerti, sono passive. E movimenti senza istituzioni sono sterili e sono potenzialmente dirompenti. Allora, tutto questo ci dice di cosa cambia il digitale, ma ci dice il contesto in cui ci troviamo a muoverci e ci dà anche il punto su cui agire. Quindi un incontro come questo ci dà una serie di spunti, e tanti interessanti sono stati messi in campo. Io quello che volevo fare era dare anche qualche punto di contesto italiano, di contesto storico in cui dobbiamo calare questa realtà, che è il tempo che ci è dato da vivere e soprattutto la sfida che ci è data da affrontare. Grazie. Estremamente interessanti le cose che hai detto. Io riprendo solo due. Mi ha colpito molto appunto l'obiezione di coscienza digitale, diciamo, che la tua risposta a un problema. Io vedo nei giovani oggi la tentazione mefistofelica non è più quella di vendere la propria anima per denaro, ma per avere più follower. Cioè, oggi è quello che è rinnegare se stesso. Se vogliamo, alcuni personaggi della politica italiana sono precursori in questo, no? Però tu hai detto invece poi in positivo una cosa molto bella, cioè che alla fine poi il sostrato comunitario, il sostrato di realtà che c'è dietro una connessione digitale è quello che veramente la qualifica. E se vogliamo, ecco, quindi possiamo puntare l'occhio su alcune esperienze interessanti. Viene in mente adesso anche quello che abbiamo fatto con Francesco alle settimane sociali, dove abbiamo creato queste liste WhatsApp dove abbiamo quasi 800 delegati, che continuano a essere comunità a distanza con un'etichetta rigida, niente compleanni, perché diciamo siamo 800, sono tre compleanni al giorno, quindi tutti auguri, 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 quello non è sobrio, quindi abbiamo eliminato questa cosa, però diventa veramente uno strumento di sentirsi parte di una comunità che poi ha un atterraggio concreto e che si fa e che cammina insieme. Quindi ecco, io direi che in questo seconda parte, perché abbiamo il tempo per un secondo giro, siete stati densissimi e anche sintetici. È vero, perché è arrivata adesso, quindi me lo scusa Sara, ma adesso abbiamo l'ultimo intervento del primo giro, che è quello di Lucia Capuzzi, che è una giornalista bravissima, che ha lavorato molto, ecco, una persona, un'inviata nella realtà, è una che non vive nel digitale, ci ha portato in tanti mondi, in tante situazioni, quindi cosa ne pensi tu che sei così immersa a una missione nel reale, se il digitale ti aiuta oppure no, oppure non riesci magari a raccontare una realtà? Mi viene in mente quello che mi ha detto l'altro giorno in un pranzo, in una commissione dove eravamo, lo dico Rocco Buttiglione, dice il problema della comunicazione in Italia è che poi alla fine esce fuori un'immagine di te che è anche diversa da quello che c'è. La comunicazione crea, il digitale ancora di più, crea delle immagini delle persone che magari non corrispondono a quello che sei. Ti passo la parola. Oh, ok. La dice su quanto sono tecnologica. Buonasera a tutti, buon pomeriggio e grazie a Retinopera per questo invito. In una platea così mi sento profondamente inadeguata, nel senso che conosco i relatori e allo stesso Gianfranco Cattai, che ringrazio quando mi ha invitato, ho detto ma non so che cosa potrei aggiungere rispetto appunto a padre Occhetta, Don Perone, direttore da Milano, e insomma il professor Becchetti che modera, che appunto conosciamo tutti. Grazie però, perché è stata un'occasione ed è un'occasione per imparare e sistematizzare una serie di riflessioni che magari ti vengono in mente e che non riesci appunto a integrare nella loro completezza. Già da questo primo giro ci sono una serie di spunti interessanti. Ed è estremamente interessante il titolo che ci è stato proposto. Anche io lo declino appunto, come suggeriva il professor Becchetti, con punto di domanda: il digitale che ci cambia? Il digitale ci cambia? Beh, la risposta è sì, ci cambia sicuramente come esseri umani, punto. Veniva fatta prima molto giustamente dal direttore da Milano il paragone con la scrittura, con la stampa, sono quelle rivoluzioni che cambiano. Il digitale non è una semplice, appunto, non è neutro,
diceva Padre Ochetta giustamente, è un'altra dimensione della realtà, è un'altra dimensione dell'espressione umana. Ci cambia sì come esseri umani, ci sono una serie di studi di neuroscienziati che hanno approfondito il tema del trasferimento di funzioni dall'essere umano al digitale, alla macchina, al robot. Per esempio, appunto, dall'esempio più semplice, quella del navigatore. Tutti ci affidiamo al navigatore e questo trasferimento progressivo di funzioni porta a una perdita di funzioni da parte del cervello umano. Si rinuncia progressivamente. Quindi veniamo, l'uomo che appunto non ha confini col digitale è un uomo che però da un'altra parte si diminuisce. Quello che a me preme declinare è se ci ha cambiato come giornalisti e se ci cambia come giornalisti, che poi è la dimensione che vivo e che rappresenta la mia vita. Come sempre, il giornalismo non è mai solo una professione, è estremamente pervasivo. E la risposta è sì, ci ha cambiato. Ci ha cambiato perché tocca due dimensioni, anche qua venivano sottolineate prima, molto efficacemente, con cui il giornalista lavora quotidianamente ed è a contatto, che sono lo spazio e il tempo. Il giornalista racconta spazi, racconta mondi, racconta pezzi di realtà e li racconta in un tempo che normalmente è quello dello svolgimento, no? Il principio della cronaca. Questi spazio e tempo si sono dilatati, lo spazio si è dilatato, il tempo si è appiattito costantemente. Se prima appunto i quotidiani avevano un orario di chiusura, la televisione aveva gli orari canonici dei TG o i GR della radio, adesso l'informazione è un flusso continuo, niente chiude mai, niente si ferma mai, non c'è un momento di pausa e non c'è neanche un momento di riflessione, no? Perché non c'è mai lo stop all'informazione, è un susseguirsi continuo. Con questo dobbiamo fare i conti come giornalisti, in che modo? Qua rientra appunto la questione della scelta. Il direttore da Milano suggeriva prima appunto l'analisi della politica, in questo senso il giornalismo può imparare dagli errori della politica, non dalla politica. Ovvero se la politica è diventata in un certo qual modo, lo abbiamo visto in questi ultimissimi anni soprattutto, una cassa di risonanza del digitale. Gli umori della rete, gli umori dei consensi venivano ritrasferiti in discorsi politici, cavalcati, a sua volta appunto riaccesi e ritrasferiti in rete, poi ritrasferiti nella realtà. Un cortocircuito, lo abbiamo visto sui temi della migrazione, lo abbiamo visto sui temi del Covid drammaticamente. La lezione del Covid però ci ha anche mostrato quanto poi alla fine, ce l'ha mostrato perché perché ha toccato tutti anche chi si è sempre ritenuto al sicuro dalle grandi crisi internazionali, ci ha mostrato la pericolosità, perché appunto nel momento in cui non c'è più verità, non c'è più informazione, qualsiasi l'affermazione di chiunque vale allo stesso modo, questo può avere delle conseguenze nefaste sulla salute collettiva e dunque individuale. Non è però nato col Covid, è nato molto prima, è paradossale come poi la storia si prenda le sue rivincite. Putin, il mago dei trolls, il mago della disinformazione, è cavalcata anche da certa politica, osannato da certi opinionisti anche sui giornali, poi adesso mostra quanto di reale ci sia al di là della disinformazione, quanto risponda ad un disegno ben preciso che non si è saputo vedere prima. Il giornalismo vuole semplicemente limitarsi ad essere cassa di risonanza del digitale. Un'analisi su informazione Covid dovrà essere fatta quando questa calamità si spera sarà finita. Il rischio di diventare semplicemente casse di risonanza degli umori della rete c'è, l'abbiamo mostrato col Covid, in cui
si sono trascinati virologi, per carità, abbastanza consenzienti in televisione, e gli si chiedeva tutto il contrario di tutto piuttosto che in rete, loro non si sono sottratti, hanno fatto propria la stessa dinamica, creando più confusione certe volte che dando informazione. Purtroppo lo stiamo rivedendo adesso, in questi giorni, sull'Ucraina, in cui effettivamente si scherzava, appunto sempre in rete, era una delle tante battute che girava: Putin meriterebbe il premio Nobel per la medicina perché in una settimana ha sconfitto il Covid. E in effetti da una settimana le notizie di Covid sono scomparse, sono state sostituite da un ciclo continuo sull'Ucraina. Anche qua, certo, è drammatico quello che sta accadendo, è drammatico perché vediamo la guerra alle porte dell'Europa. Ahimè, una guerra mondiale a pezzi, come la chiama Papa Francesco, e non da oggi, si combatte da anni. Semplicemente non abbiamo visto quei pezzi cruenti di mondo e adesso li stiamo vedendo che si avvicinano. Anche la storia di Putin e l'Ucraina, non solo appunto l'invasione e appunto la separazione delle poi le repubbliche separatiste, ma ci sarebbe tutto il tema poi di Putin e la Siria, di quel potere che ha acquisito lì e che non si è voluto vedere per troppo tempo quello che gli si è lasciato fare. E chiudo quindi sottolineando questo: il giornalista, cosa può fare il giornalismo? Il giornalismo ha una scelta di fronte: se vuole limitarsi a essere questo, essere rincorsa degli umori della rete, o se decide di gestire la rete, decide di dettare, di riappropriarsi dello spazio e del tempo. Come? Andando dal punto di vista dello spazio, mandando le persone. Non è sufficiente solo andare sul posto, e non credo che sia la panacea di tutti i mali. Andare però è importante, incontrare le persone, studiare, riflettere, dare spazi reali, riprendersi lo spazio e riprendersi il tempo. Riprendersi il tempo di fare delle analisi che non siano una rincorsa dell'ultimo tweet o dell'ultima informazione. Che siano analisi complesse che partono da prospettive storiche. Uno dice così non ti legge nessuno, non è vero, perché il digitale ci ha insegnato una cosa, che appunto il concetto di post-verità, che poi è un termine fuorviante, no? Perché non è dopo la verità, è proprio al di là della verità. La verità non esiste più, non è importante, si costruisce una narrazione e questa narrazione è basata sull'empatia e sull'emozione. Quello che c'è di buono nell'empatia e dell'emozione si può recuperare col giornalismo. Le storie, recuperiamo le storie, proviamo a narrare la realtà dal punto di vista delle persone e delle storie. Questo permette di adottare uno stile che sia empatico, però senza rinunciare alle dimensioni della complessità, senza rinunciare alla dimensione dello spazio e del tempo. Grazie. Grazie. È molto, abbiamo appunto un bel tempo per fare un secondo giro, è molto bello quello che hai detto. Io credo che c'è una gara, ma la gara appunto non è quella di avere più follower a qualunque costo, che è appunto la tentazione Mefistofele che diciamo prima, ma quello di cercare consenso mantenendo lo stile e l'obiettivo del bene comune che ci dobbiamo dare. Mi veniva in mente mentre parlavate che in questi giorni, oggi è il 10° anniversario della morte di Dalla e la radio sta mandando in giro le canzoni e fa venire i brividi sentire alcune canzoni sul futuro di Dalla in questi giorni. Provate a sentire L'anno che verrà, Futura, Settima Luna, no? E nell'anno che verrà, a un certo punto, ma la televisione ha detto che è il nuovo anno. Allora, mi sembra se parlasse della preistoria, no? Cioè, di un mondo in cui era la televisione che ti... Oggi ognuno, diciamo, mia figlia si fa il suo palinsesto, alla televisione credo non la veda neanche, insomma, se lo costruisce. Quindi... Allora io direi che in questo secondo giro, oltre al reagire ovviamente a tutte le cose che ci siamo detti, due questioni centrali restano. Una è quella di capire il contesto, che è una trasformazione talmente veloce che la nostra comprensione è sempre in rincorsa, cioè siamo sempre e anche è uno dei motivi per cui è interessante stare qui oggi a condividere le nostre idee con le persone che ci ascoltano, e poi capire come lo possiamo volgere al positivo, quindi vedere se ci sono queste potenzialità enormi che abbiamo tutti riconosciuto che ovviamente ci sono, ecco, quindi con la moneta buona che scaccia quella cattiva, se ci riusciamo.
fatto e poi lasceremo una piccola conclusione anche a Marco Venturelli, che è il direttore di cooperative che ci ospita e che è un esempio, diciamo, fisico e geografico di aggregazione di società civile che è con cooperative che ci accompagna in tante vicende, tra cui quella del Festival dell'Economia Civile. Quindi parola a Don Luca. Sì, provo a fare il teologo prêt-à-porter, ma molto velocemente. Ogni tanto i miei studenti si stupiscono all'Università di Torino, io ho un corso che è di spiritualità delle tecnologie emergenti. Quindi all'Università di Torino arriva un prete che parla di AI, che fa esotico e anche un po' strano. Però se facciamo velocemente la storia della tecnologia digitale, scopriamo che una delle più grandi società che se ne occupa ha come logo una mela mangiata. Se noi chiediamo ai ragazzi che fanno machine learning qual è il codice che usano, usano Python. Quindi ho la sensazione che, insomma, hanno saccheggiato abbondantemente la Bibbia, adesso io mi provo a riprendermi quello che è stato saccheggiato e provo a condividere alcune parole, no? Reagendo anche alle tante cose che abbiamo ascoltato. Partirei da una provocazione e una domanda. McLuhan diceva che con la stampa e la Bibbia ci siamo persi il giro con quello che è successo con Lutero, e suggeriva: adesso col digitale facciamo che non riperdiamo di nuovo l'occasione, cioè abbiamo sbagliato una volta, non sbagliamo una seconda. Come possiamo non sbagliare una seconda? E allora provo a rispondere, a tentare non di rispondere, ma dare una linea di pensiero rispetto a quello che diceva Leonardo. Non dobbiamo, credo, inseguire. Dobbiamo essere profeti, cioè guardare nel profondo il presente per dire dove poter andare, e mettiamo un po' di teleologia, se vogliamo anche un po' di escatologia, ma non esageriamo, un po' di teleologia verso dove vogliamo andare. Allora, non inseguiamo, diamo piuttosto una meta, che sia una meta alta, una meta importante e una meta significativa. E c'è una meta che il digitale stesso, per come è costruito e come è strutturato, e la cultura tecnica, così come è articolata, ci consegna. Una delle tecnologie fondamentali per il digitale nel digitale è la blockchain. La blockchain che cos'è? Non è nient'altro che un sistema che permette di rendere verace qualcosa mediante una concatenazione tale per cui non puoi saltare dei passaggi. Tutti i pezzi sono necessari ed è necessario che ci siano tutti i pezzi. Questa roba qui non è nient'altro che la pericolesi trinitaria. Dio esiste perché Padre, Figlio e Spirito Santo in continua relazione, permanente relazione. La pericolesi trinitaria trasportata nella realtà, che cos'è? È il vivere a corpo paolino. Che cos'è dal punto di vista della politica? È il bene comune. Questo secondo me è l'orizzonte, cioè renderci conto che l'individualismo, soprattutto in una condizione digitale, non crea che una frattura antropologica per cui l'individuo, sentendosi solo, si crea un mondo che è controfattuale rispetto al mondo che effettivamente lo circonda e alla fine in questa solitudine annega. Allora usiamo invece della tecnologia, proprio perché è costruita in questo modo, per ricostruire una società basata sul principio di alleanza, e di nuovo una parola nostra, che ha come obiettivo il bene comune, laddove, proprio perché la partecipazione è possibile, perché la tecnologia rende globale la possibilità che chiunque ci sia, in questa partecipazione ognuno sia parte reale e concreta di questo tutto che è a beneficio di tutti e che contempera la presenza del singolo. I regolamenti europei sul digitale dicono due cose importanti, con queste concludo. La prima, mettere l'umano al centro, che è una frase ripetuta come un mantra, ma che è un'etichetta dentro la quale non c'è ancora nulla, decidiamo cosa metterci dentro. E la seconda parola che usa con frequenza è inclusione. Allora, l'umano al centro e l'inclusione sono due elementi che stanno insieme nella misura in cui decidiamo che l'umano al centro non è l'antropocene che distrugge il pianeta, ma l'umano al centro è una condizione, in questo caso digitale, che permetta all'umano di essere e di fiorire pienamente. E noi sappiamo che l'umano può esistere e può fiorire soltanto nella relazione con gli altri, nella relazione, nell'alleanza con gli altri.
Io credo che scommettere sul bene comune come patrimonio politico, come patrimonio sociale, in cui ciascuno, proprio a motivo delle tecnologie, può essere parte del tutto, mettendo a servizio di tutti quello che lui è la sfida. Guarendo che male tra i tanti che possiamo individuare della tecnologia. Il male del limite. Il limite è sempre considerato come tale, un limite, un problema, qualcosa da risolvere, qualcosa da guarire. La tecnologia ci illude in qualche modo che possiamo superare i limiti di spazio, di tempo, di fragilità, diventiamo dei cyborg, per cui anche i limiti fisici, eccetera, eccetera. Ma la parola limite significa anche confine, ma il confine può essere il luogo in cui faccio attraversare i carri armati oppure in cui faccio la sagra delle trenette al pesto. Se il confine è il luogo in cui io incontro l'altro e la mia fragilità è il luogo in cui l'altro mi viene incontro, il confine non è qualcosa che temo, ma il confine è qualcosa che apprezzo. Non è qualcosa che nascondo, ma è qualcosa che mostro. Non è qualcosa da cui devo difendermi, ma è qualcosa con cui io posso creare una comunione, una relazione. Quindi far diventare la tecnologia come strumento che non elimina i confini, ma li valorizza come luogo di responsabilità e di comunione in una struttura che è di bene comune. Grazie. Mi viene una... programma bellissimo. È un programma bellissimo e aggiungerei una cosa che avevamo detto prima, deve essere una comunità connessa dove ogni pezzo è importante e fondamentale, ma con un sostrato di impegno reale che la fonda. Questo era quel punto che dicevamo prima che è fondamentale, no? Perché così teniamo insieme le due cose, mi viene in mente pure una cosa bellissima, ma insomma, e poi quello del limite, che il limite, esatto, è anche un punto d'appoggio su cui far leva, cioè senza il limite certe volte siamo persi, quindi il limite è un qualcosa su cui far appoggio. Noi siamo vivi perché abbiamo un limite, la nostra pelle. Esatto. Bene, adesso Padre Francesco. Sì, io velocissimamente volevo dire che se il contesto per noi e l'analisi del contesto serve per sfidare appunto il senso dell'umano e l'incarnazione detta in questo mondo, allora io vorrei ribadire tre cose che sono uscite qui che secondo me dovremmo mettere a sistema e rendere cultura. Allora, la prima, va bene, a livello generale sono stato a Brescia, nel giornale di Brescia, lì hanno sfidare questo tempo, la cross-medialità come modo di gestire a livello comunitario il sapere e poi diffonderlo nei vari mezzi. Quindi il contenuto è anzitutto ciò che noi dobbiamo scommettere, non tanto sulla forma, la technology, ma scommettere molto sul contenuto e poi declinarlo. Bene. Sulla categoria dell'alleanza, perché oggi le generazioni, i grandi temi non hanno bisogno di, diversificazione, cioè ambiente lavoro. La nostra generazione li ha sempre vissuti come antagonisti. Oggi i giovani ci dicono che se non creiamo alleanze non è più possibile vivere insieme. Bene. Secondo, il digitale, e lo ripeto, è il prolungamento delle nostre relazioni ed è la sfida che, perché anch'io sono molto dibattuto come Marco, che mi ha fatto decidere di rimanere nei social, perché anch'io sento che la mia coscienza non è il mio, mi muovo anche maluccio. Però lì io ho la possibilità di incontrare, dopo averci incontrato, il prolungamento delle nostre relazioni. E vivendolo così, io lo vivo con grande gioia, con un grande senso anche di appartenenza, anche con i giovani che accompagno. Certo, è una questione di discernimento, perché il digitale, noi confessiamo anche noi preti, può essere strumento e trappola nella notte in cui la pornografia o il gioco d'azzardo ti prende e ti entra come droga, non riesci a liberarti, sono forme di schiavitù pazzesche queste cose, ma nella notte io posso incontrare anche mio confratello in Thailandia o in Australia con cui posso chiacchierare e questo prima non era possibile farlo. E dunque è una questione di discernimento, nel senso che la non neutralità la decide la mia vita e il tipo di scelta che faccio. L'ultima dimensione è, vorrei
però porre anche un tema, noi siamo qui anche come credenti, anche come Chiesa, è questa, la dimensione dell'extracorporalità che tiene in conto il limite, ma che poi il desiderio anche di salvezza. Esatto. Ecco, allora, qui di quale spiritualità ha bisogno? Di quale domanda spirituale ha bisogno? E come accompagniamo forme di questo genere? Perché se sviate ci si può perdere, se incanalate ci si può anche ritrovare in forme nuove, con un linguaggio nuovo e con delle esperienze possibili anche alle giovani generazioni che non capiscono più le nostre forme, le nostre parole. E allora io dico che senza mediazione, come diceva Marco, perché questo è il punto, io ho tentato di dirlo con la crisi dei populismi che sottraggono la mediazione, i mediatori invece di diventano ridicoli perché invece di governare subiscono, come dire, sono governati da logiche che li fanno perdere. E quindi l'ultimo slogan che voglio dare, non tanto lo storytelling, credo, perché con Obama e Renzi è tramontato, ma lo story doing, dove la testimonianza dei principi in cui credi è messa come un seme, e allora siccome il valore molare si trasmette anche per testimonianze, per contagio, lì noi possiamo dire qualche cosa. Ottimo, Francesco. Digitale come prolungamento delle nostre relazioni fisiche e anche un aumento di potenza che può essere usato bene o male. Mi viene in mente, è anche bene necessario ormai, mi viene in mente un lavoro che stiamo facendo sull'impatto di progetti agricoli nelle isole Salomone. Abbiamo un campione di migliaia di osservazioni, metà di queste persone sono poverissime, non hanno la toilette, ma il 40% ha il cellulare. Quindi il cellulare è un bene necessario ormai per questi motivi. Ecco, quindi Marco, sicuramente hai tratto nuovi... Sì, volevo partire da una cosa che diceva Lucia Capuzzi nel suo bell'intervento, la questione del flusso continuo di informazioni. Lei l'ha detto dal punto di vista di noi che facciamo questo lavoro, e figuriamoci, io sono qui, intanto sto chiudendo anche l'Espresso, che chiuderà domani pomeriggio, ma insomma sono giornate particolari, quindi nel frattempo arrivano cose, ma soprattutto per il pubblico, cioè quando parliamo di spazio-tempo, io ho fatto in tempo, essendo una generazione di mezzo, a vivere in un mondo in cui c'era il giornale radio alle 7:30, poi uscivi e compravi un quotidiano e lo leggevi sull'autobus, poi alle 20 il telegiornale della sera sistemava il mondo. Tu durante la giornata non sapevi pressoché nulla di quello che era successo. Quindi quando arrivava qualcuno alle 20 che te lo diceva, la televisione ha detto che è il nuovo anno, ma la televisione ha detto che oggi è caduto il governo. Non lo sapevi finché non te lo diceva qualcuno alle 20, o che in Polonia c'era stato un colpo di Stato. Oggi lo sai in tempo reale. E tutta quindi questa dimensione, vogliamo dirla, continuo questa metafora liturgica dell'informazione, le lodi mattutine della radio, l'ora media del giornale, e la messa vespertina del telegiornale, non c'è più. Questo vuol dire che il pubblico si sceglie il suo frammento. E allora, qui lo dico, diciamo, da giornalista, ma lo dico anche da cittadino, e quindi seguo alcuni degli interventi. Francesco parlava del contenuto. Sì, il contenuto è fondamentale, perché noi viviamo in aziende editoriali, invece, anche quelle tradizionali, anche quelle grandi, e a maggior ragione le altre, quelle, diciamo, che invece si sentono completamente immerse nel mondo nuovo, che prestano una grandissima attenzione ai contenitori, ma pochissimo ai contenuti. E io faccio parte di questo sistema. Faccio continuamente riunioni in cui si discute ore del contenitore, quindi di come arrivare, di quale forma di abbonamento proporre, di quali social sono più efficaci su quel pubblico piuttosto che su quell'altro, e del contenuto si parla pochissimo. E questo va detto. Mentre io credo invece che il contenuto sia fondamentale, e che qui
Io penso che invece un contenuto forte possa viaggiare con qualsiasi tipo di mezzo. In questo penso che la frase di McLuhan vada leggermente emendata, perché io credo invece, ho fiducia che dei messaggi importanti possano viaggiare con qualsiasi mezzo e con qualsiasi linguaggio. E noi non dobbiamo avere paura di dirlo e di soprattutto di praticarlo. Mentre invece l'atteggiamento tipico è avere un complesso di inferiorità assoluto nei confronti del mezzo, questo valeva anche per la televisione, e quindi complesso di inferiorità chiama che o non la sai maneggiare, oppure, come dice la lettera ai Romani, ti conformi alle mentalità del secolo, cioè ti conformi alla mentalità del mezzo. Quindi o non la sai usare, allora non la usi, perché tu ovviamente sei fuori, oppure la usi fin troppo, cioè ti fai condizionare esattamente da quel linguaggio, e in questo caso non sei assolutamente utile. Allora io, quando ragiono su questi punti, qui ne parlo appunto da giornalista, ma anche da cittadino, penso che qualcosa che il contenuto o i contenuti debbano sfidare è il frammento, che sicuramente è un punto centrale della comunicazione digitale. Il frammento. Noi comunichiamo per frame, per fotogrammi, mentre il contesto, parola che abbiamo usato in tanti, e Leonardo ci ha stimolato anche in questo secondo giro a chiederci qual è il contesto è l'opposto del frammento. Cioè c'è un prima di questa storia, c'è anche un dopo, e c'è perfino un durante. E questa storia può essere l'esodo, può essere un romanzo, può essere quello che vi pare, ma se non c'è questa dimensione, allora non è possibile fare nessuna storia, quindi non è possibile fare nessuna esperienza. Ci sarà il frammento che non comunica con gli altri frammenti. E allora il contesto si ricostruisce, secondo me, ed sono telegrafico, con tre parole. Uno è la parola proprio memoria, che è anche una parola informatica, cioè ricordare che c'è sempre qualcosa prima. La politica contemporanea nello storytelling comunica sempre che qualunque cosa che viene fatta è senza precedenti. Pare che la massima hubris di un politico sia dire: nessuno prima di me ha fatto questa cosa. Non è vero, c'è sempre un precedente, e se non c'è il precedente c'è una storia che motiva perché si fa quella cesura. Non è vero che non c'è, che non c'è un prima, c'è sempre un prima, e questo credo che un operatore dell'informazione, un giornalista, debba continuamente ricordarlo. La seconda parola è profondità. Il contenuto deve avere uno spessore, soprattutto se transita sul digitale, su canali di comunicazione leggeri, veloci, immediati con entrambi i sensi, senza mediazioni, e anche istantanei. Più il mezzo di comunicazione che si usa è immediato, istantaneo, leggero, veloce, rapido, più il contenuto deve essere spesso. E questo è possibile farlo. Certo, richiede anche una professionalità. Anche per chi fa giornalismo, richiede una professionalità, cioè richiede la capacità di saperlo fare. Non bisogna essere ridicoli, non bisogna essere velleitari, bisogna essere professionali. Per chi fa invece animazione sociale, ecclesiale o politica, è lo stesso discorso. Bisogna dare dei messaggi molto precisi, non inseguendo il gattino del momento. La terza parola, e chiudo, è soggettività, che è una parola rispetto alla quale, devo dirvi, io nel mio lavoro la parola io non la uso praticamente mai, perché detesto l'autoreferenzialità dei giornalisti che parlano di se stessi. Anche in questi giorni, devo dire, si sta in una tragedia mondiale e si racconta cosa stai facendo tu. Forse perché non si può raccontare altro, forse perché non puoi uscire dalla stanza d'albergo, perché non puoi fare
ci sono degli obiettivi limiti a proposito dei limiti del lavoro, però questa spirale della parola io, che è una spirale della politica, ma anche della comunicazione, la trovo, diciamo, disdicevole, ecco, mi uso un termine molto, molto gentile ed educato, però la soggettività è la pelle, il limite, è la definizione di un'identità, cioè nel mare magnum delle informazioni, del digitale, in cui in apparenza a un certo punto uno vale uno, tutti sono uguali, tutte le informazioni sono le stesse, tutte le opinioni hanno lo stesso valore, la soggettività è non dire io qui o là, ma dire in cosa credo, chi sono io, per chi sto scrivendo e per cosa. E se faccio questo percorso di soggettività, se lo faccio in modo autentico, credibile, sincero, creo una dimensione di fiducia. Certo, se lo faccio invece in modo strumentale, truffaldino, inautentico e paraculo, alimento un'altra dimensione di sfiducia. Questa è una responsabilità enorme. Però credo che sia un altro punto che serve a dire che quel frammento è dentro un contesto ed è anche nel contesto di chi scrive o di chi fa comunicazione con il video o chi fa comunicazione con l'audio. I podcast sono una forma di comunicazione anche molto soggettiva, ma effettivamente si possono dire tante cose anche con questo mezzo di comunicazione o con i social, cioè mettere dentro quel mezzo anche la dimensione dei propri valori, di quello in cui credi. E credo che questo sia tutto questo ci aiuta a sfuggire a quella dimensione del frammento dell'appiattimento, che invece sono l'altra faccia poi di una eterna verticalizzazione dei poteri. Grazie. Marco ha detto quattro punti fondamentali: puntare al contenuto, il gusto della storia. Mi viene in mente che veramente i giovani di oggi sembra che tutto quello che c'è stato prima non esiste, perché questo poi porta a questo nei nostri ragazzi. Sì. Sì, anche prima. La profondità e poi diciamo il circolo virtuoso della soggettività è molto bello, nel senso dice sei credibile non se dici io, ma se ti spendi in prima persona e sei una tua coerenza. E questo è impressionante vederlo anche come cartina di tornasole in alcuni percorsi politici, cioè vedere un Mattarella e un Draghi rispetto ad altri che invece hanno un po' sviato e gli italiani gliel'hanno fatta pagare, tra virgolette, poi alla fine non hanno dimenticato. E però per concludere, a Lucia volevo chiedere, ecco, quindi noi in questo momento abbiamo secondo me abbiamo dei grandi valori, delle grandi cose, buone pratiche, l'idea della generatività come felicità, il voto col portafoglio, sono fissato, delle buone pratiche che hanno bisogno di una comunicazione per diventare bene comune, hanno bisogno di una comunicazione migliore, no? Io penso adesso, ecco, una comunità digitale che ha trasformato la realtà, ha usato la realtà, a me fa sempre colpisce molto la marca del consumatore, questa idea dei consumatori francesi che si sono messi assieme, hanno risolto in parte il problema dei produttori di latte, 300 milioni di litri di latte venduti, eccetera, con una modalità nuova. Ecco, tu che sei una giornalista, che sei sul campo e che vedi tante di queste questioni sociali, come pensi anche tu che possiamo capire il contesto e dare delle risposte? Grazie al professor Becchetti per questa domanda, che è molto interessante, no? Come raccontare queste piccole, grandi risorse sparse per l'Italia e sparse per il mondo che spesso si incontrano? Beh, per rispondere io rubo o sottolineo una parola a ognuno dei relatori che mi hanno preceduto, i cui interventi potrei sottoscrivere parola per parola. Inizio dal limite di padre Luca, che appunto ha sottolineato questo senso del limite. In fondo, qual è la differenza tra una macchina digitale, tra l'algoritmo e l'essere umano? Beh, l'algoritmo, la macchina digitale, serve a qualcosa. L'essere umano è inutile. E di questa inutilità, però, di questo suo limite, è il suo grande valore. Noi non serviamo a qualcosa, noi siamo
un valore in noi stessi per il solo fatto di vivere. Noi non serviamo, noi viviamo, non abbiamo una funzione, non abbiamo uno scopo se non quello di vivere e di esistere. Beh, in questo senso il limite e la soggettività, citava appunto il direttore da Milano, è il grande valore e diceva appunto se noi siamo capaci di dare una inserire nella narrazione una nostra soggettività, dichiarando il nostro punto di vista, immettendolo in modo non invasivo. Citava il caso dei podcast, straordinario strumento, secondo me ancora poco valorizzato, perché appunto in Italia arriveranno, tra l'altro appunto, lo dico io, non l'ha detto lui, ne ha fatto uno bellissimo sull'elezione del Presidente della Repubblica, che per coniuga bene la dimensione delle nuovi linguaggi con un contenuto forte. Se non ci fosse il contenuto forte, quel linguaggio sarebbe fine a se stesso. E qua appunto c'è la sua sottolineatura del contenuto, okay? Che potrei appunto sottoscrivere mille volte, perché è quello, il contenuto e la non sudditanza nei confronti del mezzo, rapportarsi al mezzo dominandolo e dominandolo con un contenuto forte, perché se non c'è il contenuto il mezzo non aggiunge niente e svela l'inutilità della cosa. Punto. Invece siamo tentati sempre di concentrarci sul mezzo, sul come, e poi non c'è niente da raccontare. E il punto è che raccontare, cercare al di là della rete, oltre le storie mainstream, come si dice, oltre quello che dicono tutti, è faticoso, richiede risorse. È faticoso oggi come lo era ieri, richiama la responsabilità di ognuno che fa il mestiere di comunicatore. Non c'è l'escamotage in questo caso. E qua è appunto concludo con la sottolineatura bella di Padre Occhetta, diceva appunto la rete come prolungamento delle comunicazioni, delle proprie comunicazioni, quindi non come sostituzione di relazione, ma come strumento governato per permettermi di seguire delle relazioni che altrimenti si sfilaccerebbero, sarebbero più complicate. Beh, credo che qua appunto il convegno è organizzato da Reti in Opera. Ed è una parola significativa, rete fa riferimento a digitale, ma è una rete, appunto, non perché rete è una parola che ha in comune col digitale, però è una rete che opera, è una rete che si mette in gioco nella realtà, non è una rete che rimane su un piano virtuale irreale. E allora c'è la rete in opera, che è quella che esiste e fa, e c'è la rete trappola. Lo diceva Papa Francesco in un messaggio delle comunicazioni sociali di qualche anno fa, no? La rete trappola. La rete che è un labirinto che ti avviluppa da un gioco di specchi del frammento, dell'ultimo istante da cui non sai più come uscire. Possiamo farlo e l'antidoto è la rete in opera. La rete che si prolunga sul web ma che esiste nella realtà. Grazie. Grazie, perché questo è un po'... Ho detto tutti, no? Rete come prolungamento di qualcosa che accade nella realtà. Bene, siamo stati anche bravi con i tempi, quindi io chiedo a Marco di dirci qualcosa, di salutarci, anche perché Conf Cooperative tiene assieme le imprese che vogliono fare imprese in modo diverso, quindi imprese che vogliono essere generative, e cerca anche di difenderci da chi invece usa questo nome nobile che è la cooperazione per fare qualcosa che invece cooperazione non è, che è un bel problema dei nostri tempi. Quindi voi combattete su due campi, come ben sappiamo, che sono anche campi di comunicazione, perché ovviamente questo va subito nella comunicazione, sia il bene che il male. E poi anche eh,
grazie, come dicevo, a Rete in Opera di averci proposto di ospitare questa iniziativa profondissima, interessantissima, e quindi veramente vi salutiamo, l'abbiamo accolto con grandissimo favore e condividiamo questo sentimento di essere presidente a vicepresidente Gaetano Mancini, che è qui in sala, vicepresidente di Conf Cooperative, che tra l'altro è anche presidente della nostra società di servizi sulla digitalizzazione del sistema cooperativo, per cui avrebbe potuto portare autorevolmente, oltre che i saluti e rappresentare il presidente Gardini che è fuori Roma, anche insomma, entrare più nel merito del tema che avete trattato. E quindi veramente grazie di questa occasione. Abbiamo avuto conferma che il digitale, come il colesterolo, ha le due tipologie di colesterolo buono e colesterolo cattivo, e quindi anche il digitale può essere buono o cattivo a seconda dell'utilizzo, che della finalizzazione che se ne fa, perché la tecnologia in generale e digitale non è neutrale, per cui anche noi come cooperazione siamo impegnati a promuovere un digitale che faccia condivisione, che metta insieme, che condivida quindi il valore aggiunto, perché il digitale produce comunque valore aggiunto se finalizzato bene, e che quindi che lo condivida anziché estrarre, e su un digitale estrattivo in tutti i generi. Che pensiamo alle piattaforme digitali, che adesso non sono state toccate oggi come tema, ma che comunque hanno questa possibilità di caratteristica di condivisione o di estrazione. Pensiamo che il digitale quindi debba essere il digitale che aumenta, come avete anche sottolineato, partecipazione e condivisione, quindi che associ, che faccia associazione e non dissociazione, e cioè anche richiamato una possibilità di fare una comunicazione dissociata addirittura dalla realtà. Questi temi sul fatto che il digitale vada valorizzato se promuove condivisione, se promuove associazione, se promuove appunto valore per chi lo utilizza in modo diffuso, è quanto ci impegniamo anche a promuovere presso le istituzioni nella nostra attività di confronto con i ministeri, col governo, con chi anche legifera, regola o mette a disposizione risorse per promuovere tecnologia, e in questo caso digitale. Troppe volte troviamo invece strumenti e incentivi che valorizzano il potenziamento dell'utilizzo anche del digitale senza valutare dove questo venga orientato, e quindi penso che tocchi a tutti noi a Rete in Opera aver richiamato il valore appunto della rete affinché chi promuove politiche e porta responsabilità nelle istituzioni e nel governo possa dare più valore a questo tipo di digitale che favorisce anche nella comunicazione una condivisione, una associazione e una partecipazione. E con questo veramente grazie dell'occasione che ci avete dato. Veramente l'ultimissima parola, perché abbiamo iniziato con Rete in Opera, chiudiamo con Rete in Opera, quindi Sonia Mondin, che è direi una delle coordinatrici di Rete in Opera, ci dà una conclusiva. Grazie professor Becchetti. Beh, anche a nome del coordinatore Gianfranco Cattai di Rete in Opera, del direttivo e dell'esecutivo che è in buona presenza oggi qui, siamo noi a ringraziare ovviamente Conf Cooperative di averci ospitato qui al Palazzo della Cooperazione e averci messo a disposizione le connettività di rete. Grazie infinite. Ringraziamo chi è ancora collegato, ma soprattutto ringraziamo i nostri relatori, che veramente ci hanno dato la possibilità di sostare nei temi della comunicazione digitale
ovvero di saper stare, no? Uscendo un po' da quelle che sono le dinamiche tante volte della comunicazione bulemica che si diceva prima. E quindi grazie infinite a Don Luca Peyron, che è il coordinatore appunto del servizio per l'apostolato digitale, a padre Francesco Chetta, docente della Pontificia Università Gregoriana, Marco da Milano, direttore dell'Espresso, Lucia Capozzi, appunto redattrice di Avvenire, e moderati da Leonardo Becchetti, professore all'Università della Tor Vergata e membro del nostro esecutivo. Ecco, noi abbiamo detto che con l'introduzione delle nuove tecnologie informatiche, no, che sono sempre in continuo divenire, è stata veramente coinvolta, no, in una metamorfosi, come abbiamo usato questo termine, la vita delle persone e delle relazioni sociali, la vita delle imprese e dell'economia anche, no, che impone ad essere al passo con questi adeguamenti per mantenerci dentro al mondo degli affari, la vita della politica e della democrazia, quello che ne ha conseguito e quello che ne conseguirà. Ed anche se dovremo abituarci ad una vita sempre di più, forse online, no? Di cui credo non si possa tornare indietro, non dimentichiamo che il digitale è comunque un agente di cambiamento e di conseguenza per renderci, ed è stato detto molto bene all'inizio da Don Luca Peyron, per renderci più umani. Ecco, Papa Francesco all'Angelus di domenica, entrando appunto nel discorso della comunicazione della parola, ha ricordato che specialmente nel mondo digitale le parole corrono veloci, ma troppe veicolano rabbia e aggressività, alimentano notizie false e approfittano delle paure collettive per propagare idee distorte. Ecco, noi cerchiamo invece di essere nel mondo del digitale testimoni appunto di verità, e non da ultimo, come ricordava Gianfranco all'inizio, noi ci uniamo come organismi facenti parte a una rete che è in opera, grazie Lucia di questa bella sottolineatura, la piena adesione e partecipazione all'appello di Papa Francesco per la giornata di domani, appunto in questi giorni che sono un po' bui per noi e per l'umanità e per il digiuno appunto che è previsto, e sia per davvero pace a tutti noi. E con queste parole noi vorremmo anche darvi un piccolo pensiero ai relatori. Appunto l'ultimo libro di Papa Francesco, pace a tutti noi, perché nella pace avremo sicuramente una buona vita. Grazie ancora. Un saluto anche a tutti quelli che ci hanno seguito da casa, e a questo punto possiamo veramente salutarci e chiudere e continuare ad essere in opera, ma in rete. In opera